Era domenica, era più o meno l'una e mezza del pomeriggio e mi era un cosino che facevo servizio e ho sentito tutto panico sulla veranda perché c'è la finestra che guarda proprio fuori e niente, tutti che si gavalanga, valanga, la prima valanga che vuol neve, ho pensato e non ve ne è. E quando che guarda fuori dalla finestra era una gran nube bianca che arrivava, ti sentivi che era anche se si cava aiuto e ti vedevi su che era persone. Il ricordo di Luca Toldo al suo primo anno al rifugio Capanna Ghiacciaio, il giovane gestore è stato tra i primi ad intervenire salvando la 29enne Laura Sartori travolta da ghiaccio e detriti. Era una domenica di sole come quella di oggi, la scorsa, quando la sfida della salita a Punta Penia si è trasformata in una tragedia. Ad una settimana dal crollo del Seracco, questa mattina alcuni familiari delle vittime hanno sorvolato la zona a bordo dell'elicottero insieme ad alcuni psicologi. Un momento definito dalla dottoressa Mania emozionante e commovente. Nelle stesse ore, la seconda superstite della tragedia tedesca, ricoverata e curata a Belluno, veniva dimessa dall'ospedale, dal quale si congedava con una lettera di ringraziamento a tutto il personale. Anche oggi mi sono sentita molto meglio, scrive, grazie a tutti quelli che si sono impegnati per me, lo apprezzo molto. Rimane invece ancora in prognosi riservata Davide Carnielli, il giovane trentino ferito sulla Malmorada in cura all'ospedale di Treviso. Ieri a Canazei la chiesa parrocchiale a fatica riusciva a contenere tutte le persone che hanno assistito alla messa in suffragio delle vittime officiata dal vescovo di Vicenza, Beniamino Piziol, e dall'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. Il messaggio più forte è quello che mi fa dire che nel dolore di questi familiari che hanno visto in un attimo perdere la vita dei loro cari è nascosta la chiave di volta della vita, l'amore. La dignità dei familiari e il grande sforzo dei soccorritori paragonati da Tisi al buon samaritano. Insieme la montagna rimasta sola ci provoca a ripensare completamente al nostro rapporto col creato e a tornare a chiamarlo fratello e sorella e a non contrapporci adesso. Soccorritori che saranno al lavoro ancora per 2 settimane a terra e con i droni, ma ad una settimana esatta dal crollo il quadro della tragedia sembra composto. 11 sono le vittime. Ora la speranza è che possano tornare a casa al più presto per celebrare le esequie e dare loro una degna sepoltura.